Nuova Zelanda e Irlanda. Risultato finale 46 a 14. Risultato che poteva essere ben più largo da parte degli All Blacks sugli irlandesi. Il primo tempo è stato determinante. Dopo qualche minuto i neozelandesi erano già avanti 10 a 0, poi 17 e infine 22 a 0 alla fine del primo tempo. Il fatto che l'Irlanda si sia svegliata sullo 0 a 29 e abbia cominciato a segnare, anzi sullo 0 a 34, poi bene o male una meta tecnica e una meta hanno accorciato sì il divario tra irlandesi e neozelandesi, ma è rimasto, sono rimasti 30 punti, un gioco splendido da parte degli All Blacks, di tutti i neri. All'Irlanda rimarrà comunque il fatto di aver perso col Giappone, perché se no avrebbe potuto affrontare il Sudafrica, non certo la Nuova Zelanda. Dall'altra parte l'Inghilterra ha sconfitto l'Australia per 40 punti a 16. Una partita che non ha mai avuto, tranne all'inizio del secondo quarto, sul 17 a 16. Un vero equilibrio. Il risultato finale dopo il 17 a 16 è stato un 23 a 0 di marca inglese. Domani vi sarà la partita più equilibrata del lotto, ovvero Giappone-Sudafrica. Giappone lanciato dopo aver vinto il proprio girone contro un Sudafrica, sì, ha battuto chi doveva battere, però le ha prese dagli All Blacks. Ha battuto l'Italia, ha battuto la Namibia, il Canada, ci sta. Quindi sarà una partita tutta da vedere tra i nipponici e i sudafricani. Dovranno stare molto attenti il 15 sudafricano, perché il 15 giapponese, il 15 nipponico potrebbe fare l'ennesima grande sorpresa, anche perché 4 anni fa fu battuto dai nipponici, gli sudafricani, per 34 a 32. Poi non bastò, poi il Sudafrica passò e il Giappone andò fuori perché poi perse con la Scozia per 34 punti a 10.